Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Oggi video dedicato ad un libro che ho letto quest'estate. I segreti della lunga vita, come mantenere corpo e mente in buona salute. Testo scritto dal famoso oncologo Umberto Veronesi e dal dottor Mario Pappagallo. Il libro è uscito nel marzo del 2015 per le edizioni Giunti. Questo è il libro. È un libro che mi è piaciuto molto, veramente molto interessante ed illuminante, che ha un'avvertenza che ci tengo a leggere. Questo non è un libro di autoterapia. Ogni indicazione curativa qui descritta va vagliata con l'aiuto del proprio medico curante. Ma veniamo adesso al libro. Nell'intervista la cosa che mi ha colpito di più è come il professor Veronesi si è aggiunto alla sua scelta vegetariana, ovvero non è stata una scelta dettata dai suoi studi medico-scientifici, ma da un discorso etico. Infatti lui, per il suo amore per gli animali, per il fatto che considera gli animali degli esseri viventi che sono dotati di emotività e attraverso queste emotività possono avere un rapporto emotivo con noi esseri umani, secondo lui ciò rende atroce il fatto che poi noi li possiamo uccidere. E poi lui, in generale, odiando la violenza ed essendo l'uccisione di questi animali una violenza, è contrario alla carne, al mangiare la carne. Un'altra cosa interessante che afferma in questa intervista è il fatto che, secondo lui, la curiosità e la creatività siano elementi fondamentali per far sì che una persona possa vivere a lungo e in buona salute, perché la creatività è vitalità, la creatività è una forma di trasgressione che rende la vita più frizzante, più bella, più interessante e che fa sempre più innamorare dell'esistenza. Altro passo importante è quello del fatto che lui ritiene importante che sia considerato come primo diritto per gli anziani quello di avere dei doveri, perché il fatto che un anziano abbia delle responsabilità, abbia degli interessi, è un motore, una spinta importante che lo aiuta poi a prendersi cura di sé, a mantenere la salute sul piano psicologico, ma poi anche sul piano pratico. E effettivamente penso che sia una cosa importante anche il fatto di riuscire ad avere dei rapporti sentimentali con la propria famiglia, con una persona amata anche in età avanzata, perché questa è sicuramente una sorta di elisir di lunga vita. Poi nel libro parla delle varie scoperte scientifiche che sono state fatte sulla longevità e sul discorso del perché si invecchia e di come rallentare il processo di invecchiamento, oltre che il processo di degrado dovuto alle varie patologie geriatriche. E molte di queste scoperte sono legate allo studio delle cellule tumorali, che sembra abbiano una sorta di giovinezza estrema, quasi addirittura un'immortalità. Questo ne dà prova il fatto che combattere un tumore è difficile, proprio perché le cellule tumorali, rispetto alle cellule normali, sane del nostro corpo, hanno una facoltà molto grande di riuscire a rigenerarsi e di riuscire a combattere contro chi cerca appunto di farle fuori. Pertanto, proprio studiando queste, si sono avute delle risposte per riuscire a mantenere sane le cellule sane e addirittura fare un processo di ringiovanimento di queste cellule, non soltanto attraverso le cellule staminali, ma addirittura facendo diventare una cellula adulta cellula staminale, cioè facendo
facendole fare dei passi indietro verso la sua infanzia. Poi, riguardo invece allo stile di vita, lui considera importante cibo, attività e responsabilità per tutti, ma questo in tutte le fasce d'età, perché lui dice che una sana vecchiaia lunga, una vita lunga in vecchiaia si determina e si costruisce già nell'età infantile, quindi è tutto un processo di stile di vita che deve iniziare quando non soltanto un bambino è appena nato, ma addirittura quando è nel grembo della madre, quando appunto la madre, nutrendosi nel rispetto del proprio bambino, deve avere uno stile di vita non solo alimentare, sano e corretto. E quello che dovrebbe essere trasmesso nella nostra società è quel valore che è presente, al di là dello stile di vita che loro hanno, in quelle società, in quei piccoli nuclei di comunità in cui è molto comune che la gente vivi molto molto a lungo, oltre i 100 anni. Infatti poi lui fa un'analisi dei luoghi della terra in cui ciò è possibile, in Sardegna, in Grecia, in Canada, in Giappone, dove non solo c'è uno stile di vita alimentare corretto, sano, che si basa più che altro sul consumo di cibo vegetale, quindi frutta e verdura, ma è oltre al fatto che fino a tarda età si pratica l'attività fisica, ovviamente regolata e determinata dall'età, ma anche perché c'è un rispetto sostanziale per l'anziano, in quanto la longevità è un valore. Infatti a Okinawa, in Giappone, si parla di Iuimaru, cioè che significa questa parola? Indica il senso di appartenenza e la consapevolezza di giocare un ruolo importante in seno alla famiglia e alla comunità per l'anziano. Significa inoltre che la longevità è un valore che gli anziani sono rispettati e onorati per la loro saggezza ed esperienza. Questo messaggio quindi è una lezione preziosa da applicare anche da noi e che porterebbe a non considerare l'età matura come un peso, ma come una possibile risorsa, fonte di considerazione sociale. E su questo io sono pienamente d'accordo e sono stata sempre pienamente d'accordo, perché io dagli anziani ho sempre imparato cose belle, cose buone, cose meravigliose. Io se non avessi avuto le mie nonne sicuramente non sarei una persona serena come lo sono adesso. Io, grazie alla loro presenza, ho fatto il pieno di serenità e di sorrisi, e lo devo a loro. Ho avuto delle nonne che mi hanno insegnato a sorridere, mi hanno insegnato a vedere il bello delle cose, mi hanno insegnato ad apprezzare le prime cose, le piccole cose, mi hanno insegnato ad essere creativa, mi hanno insegnato a lavorare con le mani, a manipolare e ad amare le persone accanto a me, vedendo sempre il lato positivo delle persone. Mi hanno insegnato a prendermi cura di me, a prendermi cura degli altri. Mi hanno dato dei valori che solo una persona che arriva a una certa età può avere per l'esperienza di vita che ha avuto. Poi, cosa importante in questo libro? Io sto sfogliando le pagine e quindi come leggo qualcosa che ho sottolineato vi riferisco. Parla dei benefici del latte. Cioè, sapete benissimo che sul latte ci sono delle scuole, latte no, latte sì, per il fatto che noi appunto nello stomaco perdiamo degli enzimi intorno ai 6-7 anni che fanno sì che il latte a un certo punto sia meno digeribile rispetto a quando eravamo bambini, e che quindi in qualche modo il latte non è proprio salutare
in età adulta. Però, per quanto riguarda Veronesi, lui del latte apprezza i derivati soprattutto, quindi lo yogurt e quei formaggi tipo il parmigiano e la grana che sono apprezzabili per la quantità di calcio che hanno nelle loro piccole quantità rispetto ad altri formaggi come la ricotta, la mozzarella, che a parità di peso hanno meno quantità di calcio. E poi quello che ci segnala il fatto che se noi comunque mangiamo un formaggio che è molto salato, tutti i principi, tutta la presenza del calcio che c'è in questo formaggio, noi comunque lo perdiamo perché, in combinazione col sale non abbiamo modo di assimilarlo e addirittura lo perdiamo con l'urina. Quindi attenzione ai formaggi troppo salati. Ovviamente lui dà valore e importanza alla dieta mediterranea, perché la dieta mediterranea è ricca di frutta e verdura. E ricordiamoci comunque che la nostra dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quindi cerchiamo di sfruttare questo patrimonio per la nostra salute. In generale la dieta mediterranea non è una dieta comunque vegetariana perché include il pesce, include anche la carne, anche se nella tradizione culinaria mediterranea la carne è scarsamente presente. Non sono presenti in questa dieta i carboidrati raffinati, però ci dice il dottor Veronesi, sì, invece ai carboidrati integrali che rilasciano lentamente zuccheri e sì a tanta frutta e verdura, che specie quella colorata. Perché, scusate, ho letto male, specie quella colorata, perché i pigmenti vogliono dire polifenoli, flavonoidi, terpenoidi, antocianile, enzimi vari, che sono anti per eccellenza, ovvero antinfiammatori, antitumorali e antiradicali liberi. E in generale dobbiamo metterci in testa che più calorie ingeriamo, meno stiamo bene, quindi più salute perdiamo. Poi conclude comunque il libro il professor Veronesi dicendo che comunque tutti gli studi scientifici sono ancora in itinere e che si stanno rivolgendo verso lo studio, sempre più approfondendo lo studio dei telomeri e dei geni, perché lì, secondo gli scienziati, è la risposta alle patologie, a risolvere il problema dell'invecchiamento. Beh, sarebbe bello se ci facessero vivere sempre, sempre giovani in salute. E quindi qui finisce il testo della parte in cui, in modo divulgativo, espone sia le scoperte scientifiche che le scoperte medico-scientifiche vere e proprie, sia poi le scoperte scientifiche sul piano pratico dell'alimentazione, quindi degli aspetti dell'alimentazione, delle conseguenze che ha l'alimentazione sulla salute e sulla longevità. Ah, giusto per dire che cosa sono, sì, i telomeri, i geni lo sapete, è più facile che tutti lo sappiamo, invece i telomeri che cosa sono? Sono praticamente la parte terminale dei cromosomi, che serve a proteggere il cromosoma stesso, quindi più un cromosoma è forte, più ha dei forti telomeri, più è debole, questi telomeri si spezzano e si perdono e quindi di conseguenza fanno danni. Per questo da qui gli studi sui geni e sui telomeri.